Siamo entrati nella nostra parte di benessere e come prima cosa chiedo alla regia di far partire la scheda introduttiva dell'argomento del giorno. Più di 6 milioni gli italiani che hanno problemi alla tiroide e il 15% sono anziani. Ma l'iper o ipotiroidismo può essere contenuto preferendo alcuni cibi rispetto ad altri? Per poter eventualmente predisporre una dieta utile per chi ha problemi alla tiroide, è necessario che il medico individui la tipicità della disfunzione. Il gozzo, ovvero l'aumento di volume e peso della tiroide per il 29% delle persone nel mondo e il 12% in Italia è causato da una disfunzione legata alla carenza di iodio. Lo iodio ha una funzione molto importante perché entra nella composizione degli ormoni prodotti dalla tiroide. Utile è l'utilizzo in cucina di sale iodato. Lo iodio è presente anche nel pesce di mare e nei crostacei, nelle uova, nel latte e nella carne. Diete drastiche e la carenza di iodio possono influire negativamente sulla patologia. Non sono ancora state individuate altre relazioni certe tra alimentazione e tiroide. E per parlare di tiroide e alimentazione abbiamo ancora nostra ospite, la dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista. Buongiorno dottoressa Cancellato, bentornata a colazione in farmacia. Pronto dottoressa? Sì, pronto, Eccoci, buongiorno. ci siamo, Buongiorno a bentornata, tutti. bentornata a colazione in Buongiorno. farmacia. Dunque, Grazie. parliamo di tiroide e alimentazione. Chiaramente per riuscire, beh, innanzitutto è un tema molto discusso, perché spesso si parla di tiroide legata all'alimentazione, all'ingrassare o al dimagrire, e quindi chiaramente andiamo a fare un po' di luce su come aiutare la tiroide, appunto, per farla rimanere in salute il più possibile, magari anche utilizzando, facendoci aiutare dall'alimentazione. Prima di tutto, però, le chiedo a cosa serve esattamente la tiroide? Allora, la tiroide è una ghiandola endocrina, quindi una ghiandola che produce ormoni e si trova alla base del collo. Gli ormoni che produce la tiroide si chiamano T4, che è una forma inattiva, comunque poco attiva, e il T3, che invece è la forma più attiva. Gli ormoni tiroidei hanno delle funzioni molto importanti per il nostro organismo, servono per il metabolismo energetico, per regolare la temperatura corporea, per il battito cardiaco, per far funzionare bene l'intestino e anche per la salute delle ossa, perché intervengono proprio nel metabolismo del calcio. Ecco, e l'alimentazione è utile per il mantenimento di un buon stato di salute della nostra tiroide? Assolutamente sì, prima di tutto bisogna avere per il buon funzionamento della tiroide bisogna avere un'alimentazione equilibrata, quindi un'alimentazione che contenga tutti i principi nutritivi che sono i carboidrati, le proteine, i grassi, anche i sali minerali e le vitamine. In particolare ci sono tre sali minerali fondamentali per la salute della tiroide che sono lo iodio, lo zinco e il selenio. Ecco, e in che modo iodio, zinco e selenio possono essere utili anche per il mantenimento della buona salute della nostra tiroide? Allora, la funzione dello iodio è quella di, diciamo, lo iodio è essenziale per la produzione degli ormoni tiroidei. Senza lo iodio gli ormoni tiroidei non si possono formare. Il fabbisogno di iodio ovviamente dipende da che cambia a seconda delle persone adulte, dei bambini o della gravidanza. Il fabbisogno per un adulto è di 130-150 microgrammi, in gravidanza sale a 200. Perché in gravidanza durante l'infanzia è così importante? Perché gli ormoni tiroidei sono indispensabili per lo sviluppo del sistema nervoso centrale del bambino, che inizia durante la vita fetale e continua poi per tutti, per i primi anni di vita. Lo iodio si trova principalmente nel pesce di mare, nei crostacei, nei molluschi, nei mitilli, nelle uova, l'uovo intero però, non solamente perché molti scartano il tuorlo perché è più ricco di colesterolo e mangiano solo l'albume, invece lo iodio si trova soprattutto nel tuorlo, Ecco. nei latticini e nei mirtilli rossi, che sono un frutto particolarmente ricco in iodio.
Ovviamente se l'alimentazione è equilibrata, sì, abbiamo una quantità di iodio sufficiente per far funzionare bene la tiroide, però in generale si stima che nella popolazione italiana l'introito di iodio sia insufficiente. Per questo motivo il consiglio è quello di utilizzare sale iodato, cioè il sale a cui è stato aggiunto dello iodio. Cioè il sale iodato viene considerato un vero e proprio integratore di questo sale minerale. Okay. E per quanto riguarda invece zinco e selenio? Sì, allora, allora il selenio è utile per la prevenzione delle disfunzioni tiroidee, sì, perché ha un ruolo proprio antinfiammatorio. Si trova nei molluschi, nei cereali integrali, nella frutta secca, soprattutto nelle noci del Brasile e nel pesce azzurro. Sì. Invece lo zinco è importante per la conversione degli ormoni tiroidei dalla forma attiva alla forma attiva. E lo zinco si trova nella carne, nelle uova, nei cereali integrali e nella frutta secca. Allora, una cosa importante, sì, abbiamo detto che il fabbisogno di zinco, selenio e iodio riusciamo a raggiungerlo con l'alimentazione. Sì. Molti pensano che lo iodio, soprattutto lo iodio si respira, quindi quando noi andiamo al mare riusciamo a introdurre lo iodio anche col respiro. Sì. In realtà non è vero, ma la fonte principale di iodio è proprio l'alimentazione. E il periodo trascorso al mare deve essere un'occasione proprio per mangiare più prodotti ittici che ne contengono buone quantità. Che contengono una buona quantità di iodio, quindi magari chi va in vacanza l'estate e vede e si sente anche meglio dal punto di vista della tiroide, ma magari anche dal punto di vista del peso, oppure semplicemente fa degli esami e poi riesce a vedere che i livelli di iodio sono tornati regolari, pensa che sia per merito dell'acqua marina, del sale dell'acqua marina, invece è perché magari ha mangiato crostacei, ha mangiato prodotti ittici che sicuramente sono ricchi di iodio. Quindi si può dire che crostacei e uova forse sono i due cibi che danno il maggior supporto per quanto riguarda l'apporto di iodio, zinco e selenio, perché abbiamo visto che contengono le uova contengono sia iodio sia zinco, se non ricordo male, e i crostacei invece sia iodio sia selenio, giusto? Sì, comunque il pesce, in generale il pesce, i crostacei, sì, soprattutto i crostacei e le uova, ma anche la frutta secca e i cereali integrali, ecco, perché contengono una buona quantità di sali minerali in generale, quindi anche iodio, zinco e selenio. Ecco, perfetto. Quindi sono una buona fonte di sali minerali, anche se però sì, l'alimentazione permette il buon funzionamento della tiroide, ma nel momento in cui ci sono la tiroide non funziona perché c'è un processo infiammatorio, perché ci sono dei problemi autoimmuni, l'alimentazione non cura, ecco, ma può fungere solamente da supporto. I problemi, sì, relativi alla tiroide possono essere due: l'ipertiroidismo, che è quando la tiroide funziona troppo, o l'ipotiroidismo, che è quando la tiroide funziona troppo poco. Sì. Questi due problemi, se dipendono dall'alimentazione, nel momento in cui si ritorna un'alimentazione adeguata, un'alimentazione equilibrata, rientrano. Però è sempre importante che vengano valutati dall'endocrinologo e comunque venga data una terapia adeguata. Sì. Se l'ipotiroidismo è dovuto all'alimentazione, significa che, anche se è una condizione molto rara, che c'è una carenza, una grave carenza di iodio nell'alimentazione. Mm. Come anche l'eccesso di iodio può creare il problema opposto, quindi una tiroide che funziona troppo, sì, quindi l'ipertiroidismo. A me è capitato solamente un caso di un paziente che era stato in Giappone per diverse settimane e mangiava tutti i giorni tante alghe. Le alghe sono tra gli alimenti più ricchi in iodio, tra i prodotti, diciamo, di mare più ricchi in iodio, e questo aveva causato l'ipertiroidismo con tutti i sintomi associati all'ipertiroidismo, quindi un metabolismo molto molto veloce, perdita di peso, perdita di capelli, insonnia, tachicardia
e dal momento in cui è rientrato in Italia con un'alimentazione adeguata, il problema si è risolto spontaneamente. Questo anche per dire attenzione agli integratori, perché devono essere sempre dati sotto controllo del medico o del nutrizionista quando c'è una carenza e nelle giuste quantità, perché un eccesso può essere tossico, un eccesso di iodio, ma anche come un eccesso di zinco e di selenio. Ecco, quindi abbiamo visto che lo iodio in questo caso è importante per il buon funzionamento della nostra tiroide, però chiaramente se assumiamo troppo iodio possiamo incorrere nell'ipertiroidismo. E infatti fa anche molto riflettere l'esempio che lei ha portato di questo suo paziente, quindi fa capire quanto sia importante riuscire ad aiutare, insomma, la nostra tiroide con l'alimentazione. Però ricordiamo, non si può curare, i problemi non possono essere curati esclusivamente con l'alimentazione, bisogna comunque rivolgersi a un endocrinologo e anche un nutrizionista, corretto? Assolutamente sì, un nutrizionista per avere un'alimentazione equilibrata che può proprio come supporto, non assolutamente come cura. Ecco, attenzione, anche faccio un'altra raccomandazione, adesso sì, che il sale iodato viene considerato come un integratore ad uso casalingo, insomma, per di iodio. Sì. Attenzione a non usare però troppo il sale, la raccomandazione è quella di 2-5 grammi al giorno. A 2-5 grammi iodato al giorno? Sì, un cucchiaino di sale al giorno, perché un eccesso di sale crea altri problemi. Eh beh sì, chiaramente. Ipertensione, problemi cardiovascolari, quindi ovviamente la raccomandazione è quella di utilizzare massimo 5 grammi di sale iodato al giorno, sì, e almeno 2-3 volte alla settimana di pesce di mare. Almeno 2-3 volte alla settimana, ok. Sì, pesce meglio se fresco ovviamente, chiaro, perché quello è conservato, comunque conservato sotto sale e abbiamo un ulteriore introito di assunzione di sodio. Ecco, anche perché ovviamente bisogna cercare di trovare un equilibrio tra l'importanza dello iodio per quanto riguarda il buon funzionamento della nostra tiroide e poi non però eccedere nel consumo, nell'utilizzo di sale per non incorrere appunto in malattie cardiovascolari. È sempre giusto proprio per questo, proprio perché la nostra salute e il nostro benessere sono un equilibrio da trovare, è un equilibrio a volte anche molto, molto instabile in alcuni casi, è sempre giusto rivolgersi a degli esperti, come abbiamo detto in precedenza, un endocrinologo per il caso della tiroide, ovviamente un cardiologo nel caso del cuore, ma un nutrizionista perché giustamente per quanto riguarda sì, un'alimentazione equilibrata, ad esempio chi spesso, cosa succede? Capita sì, molto frequentemente che chi vuole perdere peso fa, diciamo, delle diete fai da te, sì, riduce molti carboidrati, ok? Riducendo i carboidrati noi rallentiamo l'attività della tiroide perché l'ormone inattivo non riesce a convertirsi nell'ormone attivo, sì, ok? Quindi il metabolismo si abbassa. Sì. Non stiamo parlando proprio di ipotiroidismo, ma di una tiroide che funziona in maniera un pochino più lenta. Stessa cosa quando non c'è un apporto adeguato di proteine. Quindi quando si vuole decidere di perdere peso, attenzione ad affidarsi a non fare diete fai da te, ma affidarsi sempre ad esperti, perché solamente con un'alimentazione bilanciata e con diciamo tutti i principi nutritivi a seconda del fabbisogno individuale, si riesce a mantenere attiva la tiroide e quindi mantenere attivo il metabolismo. Ecco, quindi questo è il motivo per cui anche alcune volte con delle diete dimagranti il metabolismo si abbassa. Ecco, quindi questo è molto importante, giustamente non affidarsi alle diete fai da te, molte volte si scoprono queste nuove diete che durano il tempo di una stagione, fortunatamente in alcuni casi, che impazzano su internet. Compromettono il metabolismo, quindi poi l'effetto che si ottiene è un effetto yo-yo. Ecco, infatti. Ecco. Quindi si aumenta e si diminuisce di peso e questo non fa altro che rallentare il metabolismo e
e rallentare anche il raggiungimento di un equilibrio di un peso ideale. Attenzione anche non solamente alle diete non bilanciate fai da te, sì, anche agli integratori. Gli integratori per dimagrire, gli integratori anticellulite spesso contengono delle alghe, come ad esempio il fucus, l'alga bruna, che contengono tantissimo iodio, oppure contengono proprio dei derivati degli ormoni tiroidei. Questi integratori possono creare delle disfunzioni, soprattutto sono sconsigliati, sì, soprattutto se ci sono già dei problemi alla tiroide. Ecco. Si trovano anche sotto forma di creme, sì, e quindi possono passare per via transdermica. Quindi sempre attenzione, quando si prende un integratore, chiedere sempre al medico, l'endocrinologo, se si è in cura dall'endocrinologo o al nutrizionista, perché possono creare dei seri problemi. Ecco, giustamente, non prendiamo sotto gamba qualsiasi cosa ingeriamo, qualsiasi cosa spalmiamo anche sulla nostra pelle, non prendiamo sotto peso, sotto gamba, si dice di solito. Comunque cerchiamo di dare la giusta importanza ad ogni cosa che ingeriamo e che spalmiamo sulla nostra pelle, perché possono avere conseguenze anche sulla nostra salute. Dottoressa Cancellato, a proposito di integratori e integrazione, iodio, zinco e selenio, sì, possono essere in qualche modo integrati nel caso in cui dovessimo avere un bisogno di questi sali minerali? Assolutamente sì, se c'è una carenza di questi sali minerali possono essere integrati, anche qui l'integrazione comunque non deve essere adeguata alla carenza. Ci sono proprio degli integratori specifici, ci sono, come ho spiegato prima, delle condizioni in gravidanza, il fabbisogno è aumentato, quindi la condizione di gravidanza necessita spesso di un'integrazione di iodio. Questa integrazione si trova anche negli integratori specifici della gravidanza, che apportano vitamine e sali minerali che insomma in questa fase vanno supplementati. Ecco. In altri casi comunque deve essere sempre valutata l'integrazione a seconda della carenza. Ecco. Bisogna fare un esame del sangue e andarla a dosare nel sangue. Per concludere il suo intervento su tiroide e alimentazione, se dovessimo scegliere, io lo chiedo spesso ai nostri ospiti, se dovessimo scegliere tre consigli utili per gli ascoltatori, tre regole auree proprio, se possiamo dire, sia per quanto riguarda i cibi, sia per quanto riguarda i comportamenti da attuare, per quanto riguarda la mantenere in buona salute anche la nostra tiroide. Allora, sicuramente mangiare pesce di mare, molluschi, sì, crostacei almeno 3 volte alla settimana, 2-3 volte alla settimana, usare sale marino iodato, ok, non in eccesso, massimo 5 grammi al giorno, mangiare cereali integrali, soprattutto cereali in chicco, e basta, insomma, 3. Quindi questi sono i 3 consigli. Quindi questi sono i 3 che abbiamo scelto. E visto che si parla di cereali integrali, seguire anche la sfida alimentare della scorsa settimana, era, se non sbaglio, sui cereali integrali, visto che ci sono diverse ricette che abbiamo letto e che abbiamo dato ai nostri ascoltatori. Si parla di cereali integrali anche per mantenere in buona salute la nostra tiroide. Seguite le ricette della sfida alimentare della settimana scorsa. Provatele perché possono essere molto molto utili, oltre che gustose e buone per la soddisfazione del nostro palato, anche per la soddisfazione della nostra tiroide, il che non guasta mai. Certo. Ecco, dottoressa Cancellato, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite anche oggi a Colazioni Farmacia. Le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Va bene, buona giornata a tutti.